Oggi di che cosa vi parlerò in particolare? Vi farò vedere, visto che siamo in laboratorio di progettazione, alcuni esiti di un laboratorio di progettazione che si chiama appunto il Coastal Design Lab, che io ho fondato e ancora lavoro a Genova, non appena sono arrivata, cioè nel 2014, quindi diventando adesso è praticamente un laboratorio di ricerca che si applica. Quindi io vi farò vedere alcuni esiti di questo laboratorio, però da qui il titolo, no? La rigenerazione dell'esistente, il lavoro sul porto. Non si tratta. Quindi ci sono due parole chiave. Benissimo, adesso. Allora, rigenerazione dell'esistente e patrimonio di confine, queste sono le due parole chiave. Rigenerazione dell'esistente dice della condizione del progetto oggi, cioè oggi siamo nella condizione di lavorare sull'esistente. Nel corso degli anni almeno 90, voglio dire, ci sono gli studi si sono applicati su quella che è stata definita in tanti modi, ma sostanzialmente circa diffusa, città generica, città dispersa, in quanto registrava un fenomeno di espansione delle città sulle armature infrastrutture. Questo fenomeno a un certo punto, diciamo, si è concluso a ridosso della crisi economica, del risparmio energetico, del consumo del suolo, eccetera. E le città, per ragioni a ridosso poi della crisi, della grande crisi economica del 2008, e le città hanno cominciato a implodere in se stesse, a riversarsi all'interno, anche perché nel frattempo, a partire dagli anni almeno 80, ma già secondo me già a partire dalla fine degli anni 70, si era messo in atto in tutta Europa un processo di dismissione delle attività produttive, per una serie di ragioni anche di, diciamo, evoluzione tecnologica della produzione, e quindi questo ha restituito tutta una serie di manufatti, prima periferici rispetto ai centri urbani, poi collocati al loro interno per l'espansione delle città stesse, e quindi voglio dire, inadeguati a svolgere la funzione produttiva spesso inquinante, che non poteva essere più risolto. Questo significato che in contesti urbani consolidati, questo è stato un fenomeno che ha interessato tutta l'Europa, e la necessità di rifunzionalizzarli, diciamo, di adattarli. Quindi il tema della rigenerazione, si sono usati vari termini, tutti cominciano per re. Da un certo punto in poi, che significa il riuso di quello che c'è, lavorare sul quale è un problema tuttora. E quindi i progetti che vedrete sono progetti di studenti dell'ultimo anno della magistrale, sono governati da noi, lavorano su questo tema, sul riuso. Ma il tema della rigenerazione è un tema appunto che è implicito nella vita delle città. No? Termine rigenerazione è un termine, intanto è riferito, è una metafora organica perché significa rigenerare i tessuti, significa in qualche modo riammagliare un tessuto offeso, ferito, diciamo, ricostruirlo. Quindi parte da ciò che c'è. Significa quindi ripristinare, la rigenerazione significa ripristinare una condizione perduta. Metaforicamente, dal punto di vista politico, anche della dignità, no? Cioè, quindi è un termine che applicato alla città significa questo. E, appunto, quanti termini, no? Si usano? Noi parliamo di riqualificazione, di rigenerazione del patrimonio. Rogers sosteneva il rinascimento delle città, addirittura recuperava questo termine, il riuso, il riciclo. E questo lo vedete già all'inizio del 2003 in una rivista, no? Che è la Ville Outre d'Hiver, e quindi già all'inizio del 2000 vedete, sì,
E questo, questa copertina, credete, è un convegno che fu fatto nel 2004 a Genova, per l'appunto, curato da Bruno Gabrielli, che all'epoca era l'assessore, è stato il periodo fortunato di Genova, no? Cominciato nel 1994 con le Colombiadi e poi nel 2004 è stata città della cultura, c'era Pellico come sindaco, insomma c'è stata una condizione felice fra appunto l'assessore anche professore all'università di appartenenza, facoltà allora di architettura, e il sindaco, quindi questa congiunzione di questa attenzione pubblica, diciamo, a questioni di interesse comune. Questo è un altro aspetto che vorrei sottolineare che caratterizza la nostra ricerca. Ma e qui c'è il libro. Allora, parto però, dobbiamo partire da alcune considerazioni che farò di carattere generale, che riguardano la condizione di fragilità del nostro pianeta. Mi sembra, adesso ho visto dalle ricerche che voi fate in questo dipartimento, da alcune tesi di dottorato che ho visto, questo è un tema molto, molto, ed è giusto tenerlo lì sul tavolo di chi deve produrre una visione per il futuro. C'è stata una mostra al Palazzo delle Esposizioni l'anno scorso, molto interessante, che era qui con Teo, oltre per l'allestimento, l'allestita bene, devo dire, da poco passato, gruppo molto affermato, ma erano importanti, erano interessanti i contenuti, perché questo, io ho riportato un video che era lì. Per due motivi. Primo perché metteva a confronto arte e scienza. Sempre più frequentemente la scienza si confronta con l'arte e gli artisti lavorano con gli scienziati. Questo era un dato molto interessante. E lì, in questo video, erano messi in evidenza sinteticamente quelli che sono i motivi e, diciamo, le condizioni di rischio e le ragioni del danno dovute a varie ragioni che sono di natura idrogeologica, che sono di natura di instabilità sismica, che sono dovute a inquinamento, che sono dovute a incendi, allo scioglimento degli acciai, all'innalzamento del livello del mare, eccetera. Faceva un discorso interessante di percezione del rischio, cioè la percezione del rischio, sosteneva questo, diciamo, questo video, la percezione del rischio è soggettiva, ma in realtà il danno è oggettivo e la condizione di pericolo è oggettiva, e quindi il danno è certificato. E insomma, quindi dava una con zero, peraltro, non so se sapete, oltre che essere il titolo di un romanzo di Calvino. Con zero è il punto di inizio di osservazione dei fenomeni scientifici, quindi il titolo nasceva da questo. Ora, quanto incidono le città su questo? Pensate che le città, ovviamente ci riferiamo ai grandi conglomerati urbani, però qui stiamo ragionando in scala, diciamo, globale, coprono soltanto il 2% della superficie, ma consumano il 75% dell'energia e producono l'80% delle emissioni di CO2. Questi sono dati, peraltro, non aggiornati a oggi, quindi si presuppone che è un fenomeno crescente, anche perché nonostante la pandemia, che è, diciamo, nella filiera in ordine di tempo è l'ultimo indicatore di fragilità, ha messo in crisi il modello delle metropoli, non dico delle megalopoli, ma sicuramente delle metropoli, perché se le metropoli prima, o comunque il modello urbano, garantiva benessere, avanzamento sociale, mobilità, eccetera, con la pandemia è stato fortemente messo in crisi questo modello. Non per niente si parla di restituire i rapporti di prossimità, di costruire dei borghi all'interno dei contesti metropolitani che siano autosufficienti in modo da che anche il rapporto di prossimità sia garantito. Però, nonostante questo, diciamo, la metropoli non ha perso il suo potere di attrazione, e quindi si presuppone che questi dati siano nonostante tutto in crescita. Però questo significa che i nostri territori, sempre dal punto di vista globale, sono simmetrici, non fanno che riprodurre spazialmente una condizione di ingiustizia sociale, cioè dall'uso
del territorio, se è democratico o no, lì si riflette concretamente quella che è la rivalizzazione che sempre più, anche questo già Bernardo Secchi negli anni 90, diciamo, avvertiva di questo problema. E questa divaricazione, ovviamente, sapete qual è il primo, almeno dal mio punto di vista, il primo segnale, il primo indicatore per vedere se un territorio di qualsiasi differente dalla vostra città è, diciamo, è uguale, diciamo, non è asimmetrico nell'uso, non è ingiusto nell'uso. Basta verificare la mobilità pubblica, provate a mettere una maglia di mobilità pubblica per capire se ogni punto è accessibile da ogni punto che arriva verso. Mi è capitato di farlo per, un progetto molto interessante, qui era stato molto interessante come argomento sulle centralità a Roma, sulle centralità territoriali in zona di anche di estrema periferia, di periferia intermedia, ma insomma facendo queste immagini si vedevano cose interessanti, che tante complete di Roma della periferia ancora più esterna erano tagliate fuori per l'assenza di due fermate oppure per mancanza della linea di una linea metropolitana che si sta facendo da tanti anni, per la presenza dell'accordo anulare è diventato ormai un elemento di infrastruttura esterna e diciamo residenziale, che però funziona ancora come barriera, eccetera. Qui l'indicatore dell'acqua, ecco, questo è il grafico sull'acqua, e qui si constata che l'acqua è la causa dei fenomeni e dei disastri più consistenti, anche il numero di, diciamo, di vittime, di dispersi, di danni fisici. Qui c'è un video che ho fatto dal vivo, perché mi sono trovata nel 2017 a Miami durante l'uragano Irma, che è stato uno dei più violenti. Beh, è stata un'esperienza interessante. Questa nella casa dove stavo, dove all'ultimo momento ho deciso di rimandare via, parecchie case sono state scoperchiate, insomma è stata una cosa piuttosto forte. Anche se questi contesti come quello, Miami peraltro c'è una situazione di sollevamento dell'acqua del mare, sono in atto da tempo degli studi nel campus della FIU, degli studi di ingegneria, di architettura e di tecnologia, gli studi di sistemi di abitazioni anfibie per poter essere impiantate in terraferma, anche poter essere abitate in caso di innalzamento del mare o di improvvise, come è successo in quel caso, inondazioni violente. Quindi, diciamo, però la cosa interessante è che questi contesti convivono con la catastrofe, nel senso che sono rimasta molto impressionata come rapidamente, intanto c'è una disseminazione di bunker, non so se noi qui saremo a un certo punto, dovremmo organizzarci per dei rimedi immediati, no? Però tutte le scuole sono dotate di bunker e sono disastri questi che abbattono le infrastrutture legate all'elettricità, legate all'acqua, insomma, voglio dire, e la velocità con cui si, diciamo, la comunità in qualche modo rimane e si riprende. Quindi c'è un'abitudine alla coabitazione, e questo appunto è un grafico, l'esito di un convegno internazionale che organizzammo io e Manuel Gausa, che all'epoca era professore di paesaggio, adesso professore di urbanistica, anche se mi rivendica di essere architetto. Quindi, insomma, dopo per il discorso che facevamo prima di difficoltà a steccare su problemi di questo tipo, voi immaginate, anzi, queste sono proprio questioni che riguardano la comunione di discipline diverse, sicuramente di ingegneria ambientale, ingegneria idraulica, architetti, eccetera. E quindi qui abbiamo fatto con un gruppo di ricercatori e ricercatrici una sintesi che schioccava in una serie di esempi, tanti ne avevamo catalogati, circa un centinaio in tutto il mondo, di rimedi di natura diversa, da dispositivi fisici a associazioni, a osservatori, a monitoraggi dei dati, eccetera,
dove il tema del danno nasce da shock, vuol dire shock improvvisi, cioè terremoto, uno tsunami, un'esondazione, un shock improvviso rispetto al quale è difficile prevedere, non è impossibile, ma è difficile. Lo stress è dovuto invece ai fenomeni subdoli, cioè tipo l'inquinamento. C'è stato un momento che in Cina, non so adesso, si registravano 4.000 morti al giorno per inquinamento severo. E l'altro è che riguarda poi i sistemi rigidi, cioè i sistemi rigidi urbani. Cioè il contrapporre a queste, qui si introduce il tema frazionato necessario della resilienza, ovvero della adattabilità dei sistemi a condizioni avverse. Quindi non opporre dispositivi rigidi, ma per dispositivi interni, dispositivi infrastrutturali, pensate al Lungo Fiume, per esempio, sempre per tornare a Maglieni, per dire il primo dispositivo è quello botanico delle mangrovie, che hanno, sono delle piante che hanno la capacità di moderare, diciamo, mitigare il flusso delle acque, chiaro anche prima, no? Oppure curare gli argini in modo che possano in qualche modo mitigare l'esondazione, creare delle vasche di compensazione, eccetera, insomma, eccetera. Quindi questo è il tema. E quindi questa era una mostra che organizziamo su questi casi. Allora, il progetto deve avere a che fare a maggior ragione con queste due categorie. Primo, prevenzione. Quindi, voglio dire, prevenire o comunque pensare a condizioni possibili di rischio. Secondo, manutenzione. Non ho bisogno di spendere molte parole se pensiamo alla tragedia del Ponte Morandi, altro argomento, però ci dovrei avere anche qui qualcosa su quello, no? Manutenzione e per prevenire. Quindi la materia, perché poi le cose di cui tutto il mondo che abitiamo, l'architettura, l'infrastruttura, le cose sono fatte di materia, quindi la materia ha delle sue caratteristiche. Parlo del cemento, vi segnalo in particolare l'ultimo libro, quello ormai qualche anno fa, Il cemento futuro, e sui brevetti. Bene, voglio dire, il cemento non è un materiale qualsiasi, cioè è costruzione, è brevetto, soprattutto brevetto, cioè è un brevetto in continua evoluzione, quindi è una materia che ovviamente si faccia attiva rispetto all'ambiente, perché gli ultimi brevetti sono quelli, a partire già dal 2000, quelli che in qualche modo ammortizzano ammortizzano l'inquinamento atmosferico. Bene, questo è un esempio sempre preso da quella mostra Tipton Zero di collaborazione, lui è un artista islandese, di collaborazione tra l'artista e il geografo. Dunque l'artista ha fatto una serie di cartografie lungo la costa, per l'appunto, in diversi punti sensibili del mondo. Qui vedete Nord America e vedete il Medio Oriente, e quindi anticipando e registrando quello che è il futuro prossimo, diciamo bordo, il nuovo bordo delle coste, e quindi la superficie sommersa costiera a seguito dell'innalzamento delle acque. Quindi sono una sorta di archivio del futuro, come si dice, di immagazzinamento di archivio di dati, anticipando il futuro in qualche modo, portandoli a conoscenza. Abbastanza inquietante, ce n'erano diverse di questo tipo. In Italia, allora, quali sono le condizioni di rischio? Naturalmente sono due. Una è legata ai terremoti, e vedete nella cartina i terremoti sono, si collocano, diciamo, lungo la spina dorsale dell'Italia, quindi tenendo il tuo focus in alcune zone, in Abruzzo in particolare. Ero lì quando c'è stato il terribile terremoto dell'Aquila, e come facoltà noi ci organizzammo per diventare il punto, diciamo, di raccolta delle varie associazioni, anche delle vittime. C'erano stati degli studenti che erano rimaste vittime all'Aquila. E insomma ci siamo adoperati anche per dare una mano ai piani di ricostruzione
dei borghi abbandonati di tutto il versante verso la costa adriatica. Devo dire che è stata un'esperienza molto, molto forte, che ha messo in questione l'utilità del nostro mestiere, la responsabilità civile rispetto a questioni e tragedie di questo tipo, il supporto, il tipo di supporto che possiamo dare, non soltanto tecnico, ma anche tecnico, che ha messo praticamente ha illuminato una serie di borghi abbandonati, mai visti da nessuno, ridotti con pochi abitanti, in una situazione naturalistica straordinaria, con beni monumentali storici molto interessanti e caratteristici. Quindi, insomma, è stata una vicenda complessa che ci ha portato a riflettere su come le relazioni, lì ci siamo di nuovo, tra unità che solo da sole non ce la fanno, ma se fossero interrelate in un quadro di sistema e di vocazione turistico ambientale, ma non c'è dubbio, perché l'essere dimenticati ha portato il vantaggio, certo, insomma, è una magra consolazione, il vantaggio che sono zone che sono rimaste intatte come erano forse migliaia di anni fa. E quindi questo, ma poi abbiamo anche una situazione di dissesto, di forza di dissesto idrogeologico, quindi l'altro danno legato all'acqua, che ha nella Liguria il suo campione. Ora, le coste, in Italia ci sono 8.000 km di coste, quindi la costa è un paesaggio a sé stante, no? L'avete visto dalla configurazione geografica, cioè tutta la catena appenninica. E in Liguria siamo a ridosso delle Alpi, quindi è una situazione ovviamente portata all'estremo di questa condizione geografica, per cui a maggior ragione la linea di costa è una linea stretta che ha dietro l'orografia già limpida, un'orografia che continua dentro il mare, peraltro. Quindi si capisce che il paesaggio delle coste è un paesaggio a sé stante, sia come funzioni, perché ci sono tutte le funzioni portuali, logistiche, operative, produttive, sia per i waterfront che portano ovviamente il benessere turistico, il mare, eccetera, no? Quindi, quindi insomma, è sicuramente quello delle coste in Italia un tema a sé stante, sia per la conurbazione. Si è parlato quando era in costa adriatica, abbiamo fatto tanti studi sulla città adriatica definita in più modi, città infinita, la città continua, no? In cui era difficile distinguere poi la conurbazione continua, era difficile distinguere tra un centro e un altro. Peraltro vi annuncio il 25 settembre a Genova, al Palazzo Ducale, verrà Olivo Barbieri, Pippo Sciorra, che ci farà vedere Olivo Barbieri, ha prodotto un video sulla città adriatica, ovviamente sorvolando, secondo la sua ricerca, un fotografo molto famoso, sorvolando, credo di solito a 150 metri la sua, sorvolando quindi la città adriatica e rappresentandola e chiamandola provocatoriamente il suo video La città perfetta. Se vi capita di venire a Genova siete benvenuti, perché è un evento, sarà al Palazzo Ducale, poi vi darò tutte le coordinate. Allora, dissesto idrogeologico, vedete qui ci sono delle immagini di Genova, quando sono arrivata nel 2014 e sono anche lì, appena sono arrivata, aspettando l'alluvione del 2014 con una vittima, fortunatamente è stato l'ultimo. Quindi di fatto io alla fine sono passata da una situazione, da una condizione di fragilità dei terremoti alla condizione alta di fragilità idrogeologica, quindi insomma singolare, ma è chiaro che il dissesto idrogeologico è ovviamente coadiuvato, spinto, accelerato anche dalle costruzioni che sono sul limite della costa, che non tengono conto della franosità, perché c'è una condizione di franosità che è importante. E quindi, voglio dire, diciamo, anche qui combiniamo, sempre combiniamo l'azione umana con le effettive capacità del territorio di reggere. Non c'è dubbio che il tema della manutenzione anche del territorio è un tema principale a cui non possiamo sottrarci. Quindi, voglio dire, rientra, deve rientrare nella nostra competenza. Questo è anche un po' il cambio di paradigma, diciamo, è uno dei cambi di paradigma. Quindi, il Coastal Design Lab, e noi ci siamo affidati subito, appunto io venivo da
visti prima in Costa Adriatica. E lì è vero, è stato il primo dipartimento in Italia, forse, si chiamava il DAU, di architettura urbanistica, in cui abbiamo capito, comunque insomma, eravamo un gruppo molto solidale e anche molto convinto su questo argomento, che non si potesse fare distinzione tra il singolo oggetto e il contesto, tra l'architettura e l'urbanistica, anche perché eravamo in un momento di ripensamento anche dell'architettura come progetto aperto, come opera aperta fatta di vari pezzi, come sistema di relazioni. E allora quanto si fa a distinguere, no? Le implicazioni? Un oggetto anche piccolo, messo lì, progettato lì, capirà definitivamente il contesto, di questo noi siamo consapevoli. Quando voi fate un progetto in un contesto qualsivoglia, vi dovete guardare attorno al di là dell'otto amministrativo. Quindi per filare dentro, implicazioni, direzioni, vocazioni e domande vengono dalla comunità più ampia, ma anche da un ambito territoriale omogeneo più ampio. Quindi il nostro ambito omogeneo, diciamo, quando abbiamo parlato della linea di costa. Allora, la linea di costa non è quella linea bidimensionale che separa la parte solida dall'acqua. La linea di costa, qui abbiamo individuato un'area di margine dai bordi ogni volta variabili, di in qualche modo compresa fra, ecco qui forse si vede il contesto genovese, intanto se vi faccio vedere il contesto genovese essenzialmente, che è molto fertile da questo punto di vista, perché è una condizione estrema, cioè Genova è una città verticale e che non ha pianure, e c'è questa fascia costiera che è stata incrementata scavando le colline e buttando meglio la pece e buttandole a mare e facendo nuovi moli, nuove banchine per le attività portuali. Il porto è molto operante, il porto rappresenta il 2% del PIL della regione, quindi voi capite l'urgenza di fare un ponte lì, perché quel ponte non è un ponte urbano, quel ponte lì porta le merci dal porto di Genova verso il nord Italia, ma verso il nord Europa, in un corridoio ideale che arriva a Rotterdam e smista le merci da Rotterdam per il resto del mondo. Quindi capite bene l'urgenza di poi realizzare quel ponte, da quali ragioni, diciamo, economiche e logistiche sono state. Allora, Genova è, come vedete, qui lo vedete in modo più evidente, e questo è uno straccio preso dalla tesi della Beatrice Moretti, che è stata ovviamente la prima mia appena arrivata, la prima mia dottoranda, quando ho visto che si occupava di queste aree, anche perché lei aveva avuto 3 anni di esperienza in attività portuale, quindi portava nella ricerca anche elementi specifici relativi alla realtà genovese. E quindi qua vedete il rosso Genova. Allora, Genova, l'area, diciamo, portuale, ma l'area di costa, sono 22 chilometri. 22, tra l'altro, prima c'è anche una... C'è un frammento di una poesia di Montale che dice: una città che ha una striscia di 20 chilometri da Voltri a Nervi e a mezza via il grosso nodo centrale, vista da un aereo sembra un serpente che abbia inghiottito un coniglio senza poterlo digerire. In effetti vedete qui c'è questo, ecco, quello è il nucleo più antico di Genova, che è il porto antico, poi diciamo rifatto dal progetto di Renzo Piano. Devo dire, un luogo molto popolare, molto vissuto, occupato liberamente da varie attività, dai preparati di strada, ai tanti pubblicati, anche quelli molto bravi, alle varie manifestazioni musicali, la vuota panoramica, e fine, da lì partono i vaporifici che va sia verso il porto, ma anche verso San Fruttuoso, verso Portofino, insomma, voglio dire, c'è una situazione molto, molto vivace, come uno spazio pubblico, a proposito di spazio pubblico, per quanto abbia sopravvivato, un spazio pubblico molto vissuto dai pesci d'acquario, molto vissuto dai genovesi, ma anche dal turismo. Nella immagine sottostante, invece, vedete una corrispondenza tra varie autorità, perché bisogna dire, rispetto ai porti e alle coste, che nel 2016
è stato fatto un decreto sui cluster portuali, diciamo così. Cioè i porti sono stati, ce ne sono tanti, sono stati raggruppati logisticamente. Per vicinanza e sono praticamente sono 3-4 posti insieme, uno maggiore e gli altri e così via, in tutta Italia ci sono queste case. Allora, dal punto di vista dei nostri studi, voi capite salta la corrispondenza univoca fra l'autorità portuale e la municipalità urbana che è dietro, che hanno sempre vissuto una situazione di conflitto amministrativo tra le due, tra le gestioni delle due. In questo modo si apre un nuovo fronte di ricerca rispetto alla che investe i cluster portuali. E quindi cosa significa poi che influenza sulla costituzione, sulla forma urbana delle città del portale. Queste sono immagini storiche, vedete l'immagine più antica del porto di Genova, con la terra che è l'icona, per antonomasia della città. E vedete nell'immagine del video 1885, per questa, vedete bene, sì. Invece c'è una palazzata continua, su quelle terrazze si passeggiava, e praticamente è sul sedime dell'attuale sopraelevata. Quindi la sopraelevata in qualche modo è rivolta. Cercavo di indossare, se si riusciva. Quindi questa appunto è interessante da vedere perché il rapporto. Sai sui tempi. Sì, sì, ma comunque se volete farmi delle domande anche in preparto per me così, non c'è problema. Questo sistema sarà adattato. Meglio, no? Bene, si vede bene qui, vedete? Prima il rapporto con l'acqua era un rapporto quasi impossibile, perché c'era questa palazzata che distingueva fisicamente la città del retrostante, la città solida, stabile. Dalla parte della costa utilizzata per le attività logistiche, in questo caso. E invece nell'immagine sottostante del 1900, il discorso che dicevo prima, cioè scavare la collina, buttarla al mare e costruire nuove macchine. Ora, qui avete alcuni esempi di cosa significa questo patrimonio, quello che abbiamo chiamato patrimonio di confine. Stiamo faticosamente facendo questo libro che dovrete raccogliere un po', non raccoglierà tutto perché la produzione di materiale è stata nell'arco di 10 anni molto, molto copiosa, però insomma qualcosa vi faccio vedere qua alcuni campioni, alcuni campioni portuali. Intanto l'NB, lo vedete, la prima immagine è quella, il silo spiranaio NB, la centrale Enel. Tra l'altro abbiamo anticipato i processi di dimissione, questo è il posto Morandi, e questo invece è l'arsenale dismesso alla Spezia. La Spezia vedete appunto sul versante di Levante, e c'è un intero complesso dell'arsenale che è in discussione, quindi ci siamo occupati del museo navale e anche della forte influenza di questo, del tessuto dell'arsenale, che pur essendo sulla costa, quindi dalla,
come vedete dal confine ingovernabile, perché è governato dall'acqua, quindi non può ridursi ad un tracciato urbano, eppure l'Arsenale è un pezzo di città che ha su impianto originariamente ortogonale, che poi ha influenzato lo sviluppo otto-novecentesco fino a una città contemporanea, diciamo, almeno negli ultimi 50 anni, influenzando molto il tessuto della Spezia, di questo. Qui vedete nel dettaglio, di nuovo, il filo sul granaio, la posizione in cui è. Per intenderci, la stazione marittima, forse posso fare una... No, la stazione marittima è al fianco. Qui è il famoso ponte Parodi, tutta Parodi, che è stato oggetto di un concorso fatto ormai più di 20 anni fa, e vinto da UN Studio, ma mai realizzato. Adesso forse si sta parlando della rigenerazione del silos granaio, perché c'è stata una manifestazione di interesse, ma anche la vicenda del recupero, della rigenerazione di questo grosso manufatto che è un edificio città, è una storia complessa di cui vedremo alcuni esempi. In mezzo la centrale Enel, anche questo, la centrale Enel producendo energia è un edificio autistico, cioè che sta sul bordo dell'acqua, ma in realtà non ha relazioni. Nel momento in cui si riconverte si devono riaprire le relazioni con la città, e in particolare con la lanterna che è dietro. E poi la croce, la doppia croce infrastrutturale, una del fiume per Valpolcera, peraltro a rischio di esondazione, e l'altra dello trasversale, che è la linea dell'infrastruttura del ponte. Queste le nostre locandine, eccetera. Occasione fare ogni volta un dibattito. Questa è un'altra nota che vorrei mettere in evidenza. Cioè, ogni anno praticamente io ho, insomma, un po' con un sensore, cercando di capire quali erano gli argomenti, diciamo, sul tavolo delle due amministrazioni, no? Perché sarà dell'amministrazione del comune, della Spezia, di Savona, eccetera, e dell'autorità portuale del luogo del progetto. E quindi interfacciandoci con loro, anticipando alcune questioni cercando di anche sollevare opinione pubblica su questi argomenti, quindi organizzando anche dei convegni e dei tavoli di discussione. Questo proprio perché, ripeto, sono convinta, soprattutto all'ultimo anno, quando diciamo la formazione si sta concludendo e si conclude con un progetto complesso, possibilmente reale, dare ai futuri architetti la possibilità di confrontarsi realmente con quelli che sono gli attori pubblici, si dice, ma comunque le comunità che esprimono una domanda, e quindi capire come si risponde, no, a questo. Qui vedete alcune immagini sempre, qui vedete alcune... Come lavoriamo? Lavoriamo essenzialmente con modelli. Quindi vedete soltanto alcuni. Questo era un modello molto bello in cui di recupero della parte del ponte di Morandi e di costruzione del nuovo, che poi vi farò vedere. E qui una messa a confronto di un elaborato del laboratorio fatto però prima in cui praticamente il recupero di parte del Morandi, ovviamente rifunzionalizzato a piazza pubblica sopraelevata, e questa è una condizione molto frequente in Ligure, perché anche a Genova, voglio dire, gli ingressi cioè si entra ad una quota e si esce alla quota del tempo. Ecco, voglio dire, c'è un percorso, sono pensiline volanti dappertutto. Quindi il tema della piazza sopraelevata, basta andare a famoso cartelletto con l'ascensore Liberty e si ha immediatamente la comprensione di tutta la Genova portuale dall'alto. Quindi è una condizione frequente, quindi sarebbe stato secondo me un buon servizio mantenere anche per i ricercatori di ingegneria strutturale, mantenere in qualche modo, rimettere in piedi e consolidare le due antenne che erano state e farne un uso diverso con dei ponteggi da cantiere che sono questi rossi. La stessa immagine è stata prodotta, vedete, al sinistra qui, quando poi è cominciata l'operazione di predisposizione per la demolizione. E questo, per esempio, è sempre in Valpolcera, è il recupero di un
edificio, un edificio di una struttura industriale importante, è diventata poi un deposito di vagoni ferroviari, perché accanto alla linea ferroviaria. Allora, qual è l'atteggiamento anche metodologico? Quello di mantenere il segno di questi impianti, che sono non soltanto per motivi banali economici, ma perché spesso sono impianti non tutelati, ma sicuramente di patrimonio industriale e comunque di qualche pregio, e quindi soggetti a una qualche tutela. Quindi viene mantenuta la struttura, l'impianto all'interno, vengono in questo caso sono state costruite microarchitetture che consentono anche dal punto di vista della realizzazione, una realizzabilità per fasi. Questo è un altro tema. Come uno ha a che fare con questi manufatti molto grandi, è inutile, non si troverà mai un investitore, un investimento che copra l'intero processo di rigenerazione nei tempi e nelle modalità. Quindi questo è un modo anche per soddisfare anche domande parziali, perché per esempio questi piccoli oggetti, oggetti più o meno grandi, potevano rispondere, quindi potevano mettere tutta una serie di piccoli artigiani, sono molto presenti di piccole imprese, di imprese diciamo anche di giovani imprenditori, quindi senza dover e di creare una rete fra questi insediamenti. Allora, la metodologia qui parte, qui vedete il Coastal Design Lab ha un momento di workshop intensivo sempre, nel winter workshop, che dura 2-3 settimane dopo Natale, da gennaio a febbraio. In quel periodo questo funziona molto bene dal punto di vista, diciamo, di produzione del progetto, perché si simula un po' quello che è il modello anglosassone, cioè voglio dire, i ragazzi hanno la loro aula per 3 settimane al mese, diventa il loro studio, facciamo inviti in continuazione, si lavora tutto il giorno, e questo è un modo, è una condizione che fa crescere il progetto, ma fa crescere il progetto come prodotto anche comune, condiviso, anche se poi ciascuno ha il suo, diciamo, prodotto, no? Ha la sua linea di ricerca. E questo, devo dire, dal punto di vista formativo, anche di esperienza di studio, che voglio dire, di lì a poco farà, no? Noi ci auguriamo che farà, perché farete voi anche alla fine del vostro percorso formativo. Quindi modelli che vengono esposti però nei luoghi, in autorità portuale, alla fortezza di Anacitoto, quindi i modelli, gli esiti vengono esposti nel luogo in cui, voglio dire, il problema c'è stato. Qui vedete ancora altre immagini, quindi questo è stato a Savona, per esempio, anche questo è stato esposto il progetto, ci sarà qualche immagine sulla fortezza di Anacitoto, che è un forte nato come, vedete poi qualche immagine, che è una fortezza enorme, nata come elemento, di difesa, e da qualche tempo sono cominciate le operazioni di rigenerazione all'interno da parte della municipalità, e quindi noi abbiamo accompagnato questo percorso. Quali sono le parole chiave? Da una parte, matter in inglese significa, lo vedete se mi sbaglio, ma significa questione e significa anche materia. Quindi è la materia, ma è anche la questione. Quindi mi piace mantenere questo doppio significato fra materia come elemento materiale, diciamo, ma anche come questione. E patrimonio attivo, che vuol dire patrimonio attivo? Io ho lavorato molto anche su questo concetto, curai anni fa un convegno piuttosto importante alla Biennale di Venezia su questo tema, cioè una nuova nozione di patrimonio, nel senso di renderlo attivo significa tirarlo dentro il nostro presente, significa poter lasciare i segni del nuovo, tutta la storia delle città si è costituita sulla parziale cancellazione e sovrapposizione. Allora, pur nel rispetto, diciamo, ovviamente, dei singoli manufatti, quindi, diciamo, in qualche modo continuandone l'impronta, lasciarsi un margine di, non soltanto di traduzione, ma anche di tradimento, perché traduzione e tradimento sono la stessa radice, poi del tradere, comunque del portare nel nostro tempo. Quindi
È chiaro, con i manufatti industriali il gioco è facile perché tutelati. Allora, in quel caso si fanno delle schede che abbiamo fatto per NVIDIA, ma questo come dipartimento, come una convenzione. Abbiamo fatto una scheda di tutela salvaguardando alcune parti e dando la possibilità di intervenire. Linea e paesaggio, un aspetto importante è quello infrastrutturale. E il rapporto fra le... Allora, stiamo parlando di costi, stiamo parlando di linee, stiamo parlando di linee, vuoi che sia la spiaggia, vuoi che sia la strada al costa, vuoi che sia la ferrovia, vuoi che sia il primo tessuto, diciamo, urbano che si trova lungo le coste, che soggiace al fatto che è tutto molto stirato secondo la linea. La linea vince e le linee delle coste sono linee... Addirittura i primi studi sulle coste vengono fatti con dei processi informali, diciamo, l'approccio frattale quasi, perché sono ingovernabili, come sono irriducibili a quello che è il, diciamo, il canone del mondo anche della geometria euclidea, no? Quindi questo, il bordo e infrastrutture, ripeti, appunto, bordo da intendersi non come linea ma come area. Questo è l'NP, che vedete come è. Guardate com'è denso, questo è l'NB che vi sto dicendo, tutto qua, questo edificio molto lungo, molto alto, con una torre al centro, e questa è un'immagine incredibile, no? Che dà proprio l'idea della questa città verticale, compressa, c'è cioè la strada, la sopraelevata, si vedete correre, quindi c'è una sovrapposizione di tutto, ma tutto questo, come si fa a distinguere qui? Tra architettura, infrastruttura, urbanistica, paesaggio, cioè, e poi anche qui intendiamoci, il paesaggio è una nozione artificiale, è una nozione che con questo è un paesaggio portuale, questo è un paesaggio urbano, questo è un paesaggio infrastrutturale, non perché non vediamo gli altri paesaggio. Il paesaggio è un concetto appunto intanto artificiale, è un concetto anche relativamente nuovo, diciamo, perché ha solo qualche secolo, quindi insomma siamo in questo. Allora, qual è la caratteristica di NBIC? Intanto NBIC, che voi sapete, è stato un costruttore geniale, cioè in realtà lui era lo stampellino francese, che a un certo punto, secondo me, copia quello che era un brevetto che un frate, Le Monnier, aveva fatto sulla mettendo insieme del calcestruzzo con dei ferri per tenere più stabile dei vasi dove mettere la terra. Allora, evidentemente lui aveva avuto familiarità con questo sistema, lo applica al mondo delle costruzioni e quindi fa trave pilastro in soluzione di continuità con i ferri, quindi non c'è più lo snodo che era nelle costruzioni in ferro, e fa un sistema solidale, lo brevetta e praticamente diffonde in tutta Europa nel giro di poco. E NB, che è stato il primo, praticamente c'è stata la concessione a costruire questo grosso edificio che è al pari del Lingotto di Torino, per intenderci, in questo modo è quello che è analogo, e è stata data la concessione appena qualche anno dopo era stato licenziato il brevetto, quindi uno dei primi grandi, forse il primo edificio fuori dalla Francia ad essere stato costruito con il brevetto energetico. In questo senso è patrimonio riconosciuto, no? Cioè è l'elemento qualificante. Qual è secondo voi? Secondo noi era proprio la struttura. La struttura che è regolata, come vedete dalla facciata, è regolata dalla misura della cella del grano, che è 3x4. Quindi un edificio così grande, regolato da una struttura molto fitta, che forse adesso qui ci sono alcune immagini, ecco, vedete qui ci sono alcune lavorazioni di studenti, che hanno cominciato a rappresentarla questa struttura. Allora, questo è un caso in cui struttura logica, struttura costruttiva e struttura normale coincidono. Cioè l'elemento quasi identitario è dato da questa struttura in cemento che per la prima volta rappresenta una struttura solidale senza nodi, una struttura spaziale senza nodi. Da uno studio che è stato fatto dall'ingegnere che aveva prodotto un documento per lo stato di degrado della struttura,
era plausibile dimezzarla senza compromettere la staticità. Quindi significa lavorare su 6 per 8, perché è chiaro che su 6 per 8 si ha una maglia più consona a poterlo rifunzionalizzare. Quindi diciamo le facciate sono per fatto aggiunte, sono state aggiunte nel tempo. Questo succede in questi complessi produttivi, che infatti sono aggiunte nel tempo e quindi possono essere in qualche modo smontate. Allora cos'è importante? È lo spazio di creazione all'interno, che si può rifunzionalizzare, perché si può svuotare in alcuni punti, si possono collegare dei collegamenti, si possono fare come nelle isole. All'interno di questo edificio è un edificio di città e infatti vedete qui ci sono dei montaggi, ci sono varie simulazioni, chi poi era il primo, abbiamo fatto poi delle, come primo approccio io ho fatto fare dei video facendo un seminario con una videomaker molto brava, che poi gli ha guidati a fare dei video emozionali, perché quello era come primo approccio, perché era una sorta di buco nero dentro quel panorama, proprio non essendo usato, non essendo, essendo in abbandono, non era più visto nella città, pur essendo così, quindi bisognava in qualche modo riappropriarsi. Ce ne sono venuti fuori dei video molto interessanti da parte degli studenti, alcuni veramente molto divertenti, ma significativi. Si poteva ancora entrare, al posto di questo pericolo, poi dopo l'ha chiuso, perché c'erano pezzi di colai sfondati. Quindi insomma in condizioni. Adesso diciamo che c'è un cantiere, ma non si capisce bene cosa ne faranno. Qui c'erano state varie volte, intanto da questa ricostruzione, vedete che è in scala per capire anche che pezzo di tessuto medievale di sequenza di facciate genovesi può entrare in quel fronte. E qui una rifunzionalizzazione fatta in modo serio, devo dire, con tutti che abbiamo consegnato con la zona portuale, di tutte le funzioni che potevano in quali percentuali. Questo bando per diversi anni non è andato in porto perché era penalizzante sulle residenze, cioè le residenze, essendoci un ambiente a forte inquinamento sonoro, pareva fosse diciamo, non adatto a stabilire le residenze. Secondo me residenze speciali forse se ne potevano, anche perché la struttura è consona. Poi diciamo sono cambiati i termini del bando, è stato pubblicizzato, adesso pare che diciamo la cosa procede, non si sa esattamente quali saranno le funzioni. Certo è che c'è una scheda, un vincolo parziale, una sorta di vincolo. Qui vedete alcune immagini, qui vedete alcune simulazioni. Sostenevo anche, io avevo cercato, ecco qui è una maniera diversa di perdona, c'è la tape, no? Con il soffitto luminoso, per cui diventa un segnale, ma del resto questa è la veduta dalla strada. Sostenevo che forse la prima che deve entrare in questi spazi così è l'arte. Con delle installazioni tecniche in sicurezza, ecco l'ala del granaio che è sul retro, è una stanza, no, è una cattedrale, spazio magnifico, no? Cioè, allora, oppure ieri per un attimo urbano della città che è il teatro dietro, insomma, per in qualche modo di accendere l'attenzione. Questa invece è una bella foto della centrale Enel, una foto d'epoca, forse del 30, non so, 1935, sì, insomma qualche anno dopo la costruzione, perché poi anche questa è stata costruita per fasi successive, e vedete il colle di San Benigno scavato, vedete, scavando e poi costruendo e poi ricostruendo le barriere. Quando siamo fatte, eccolo sì, quando siamo andati era il 2017, questo è stato il secondo, o il terzo, no? Il terzo laboratorio, era ancora in funzione. Tra l'altro un complesso molto interessante, che mi ha ricordato la centrale Montemartini a Roma, se voi avete presente, a Roma c'è la centrale Montemartini Ostiense, che è stata da tempo dismessa ed è adattata a museo archeologico. Quindi c'è, mantenendo le macchine, diciamo esattamente come abbiamo visto qui all'interno, mantenendo le macchine della centrale, quindi ormai parte dell'archeologia industriale,
e mettendolo a confronto con alcuni reperti archeologici, anche perché siamo a ridosso della zona monumentale archeologica, con un impatto, devo dire, molto interessante, anche una centrale aperta ad eventi teatrali, ad eventi di sfilate di moda, insomma, quindi molto attiva nel contesto culturale romano. Quindi una cosa del genere si può prevedere. Ma è chiaro che, ecco qui, qual è stata la metodologia? Una serie, abbiamo chiesto agli studenti, abbiamo elaborato, diciamo, insieme alcune parole chiave. Questa è un'indicazione, è una delle varie indicazioni che mi sento di darvi, cioè quello che il nucleo del progetto, l'azione del progetto, cioè l'idea portante, deve in qualche modo corrispondere ad un'azione, diciamo, radicale o significativa, che può essere concentrata in una parola. Ecco, la ricerca di una parola che corrisponda ad un'azione progettuale, o un'immagine, che è l'immagine fondante la vostra idea progettuale, per quel momento è importante, perché significa che da quel momento in poi, non dico che le scelte sono accettate, sono molto ridotte, altrimenti si ha sempre questo foglio bianco, si può fare tutto, possono essere anche scelte aleatorie. Invece, diciamo, trovare il nucleo, no? E quindi qua vedete, qualcuno ha lavorato sulla lezione, sul circuito, appunto sulle relazioni, sulla coesistenza dei vari pezzi, sull'energia, filtro, sensibilità, frammento, anche questo. Giardino, perché anche qua, anche come NB, alcuni hanno ipotizzato di fare diventare una macchina anche di energia da rivendere a disposizione di tutta la città, una macchina del genere. Quindi si supera il concetto, anche qua si supera il concetto di edificio, cioè possiamo chiamarlo edificio questo, no? Cioè, e anche si supera il concetto di architettura futura, intesa tradizionalmente come un edificio che è altra cosa rispetto a una sua logica, un suo linguaggio, una sua composizione. Queste sono infrastrutture. Infrastrutture in senso ampio, cioè il senso ampio delle infrastrutture si vincolando a quello della mobilità, cui di solito lo abbiniamo. Infrastruttura è quel dispositivo che mette, rileva l'energia in un luogo e le mette in funzione, che le moltiplica, che è attivo rispetto al suo contesto. Quindi in questo senso è chiaro che investe anche la dimensione, ma investe il ruolo che ha, no? Nei confronti del contesto. Quindi anche in questo caso questa può diventare una. E qui, questo, ecco, questo faccio vedere solo alcune immagini per capire questo progetto piuttosto bello, disegnato benissimo da questo studente, dove cosa ha fatto lui? Molti hanno lavorato così, però ha visto, ha fatto il rilievo, ha fornito il rilievo, tra l'altro le piante di questi edifici sono stupende, perché c'è un involucro, un impianto strutturale base, modulare, con piastri, tra l'altro ci sono queste architetture, perché le macchine che edifici di energia sono delle vere e proprie architetture che stanno a dentro, come avete visto nel video. Quindi, quindi c'è l'architettura dentro l'architettura, se proprio vogliamo dire così. Poi appunto è una macchina che produce energia, quindi è tutta introversa, non ha e non chiede connessione con l'esterno. E quindi che cosa ha fatto questo studente? Ha analizzato queste macchine, alcune le ha conservate e poi ha lavorato inserendo ovviamente architetture con altre funzioni, per cui avete il teatro, cioè inserendolo dentro. Quindi la logica, come vedete, è un po' sempre la stessa, no? Di mantenere l'impianto riconoscibile, quindi continuità, ma poi di stravolgerlo, perché poi all'interno ci hanno relazioni diverse e soprattutto nel caso della centrale Enel bisognava riaprirla verso la città, così è che il silo sgranaglio aperto verso il mare per ricevere le imbarcazioni e accogliere il grano e poi alle spalle ridistribuirlo via terra, e anche nel caso della centrale Enel bisogna invertire il rapporto rispetto alla città, aprirla verso la città, e quindi questo significa anche il recupero di una canonale in quota che altrimenti sarebbe per la quale si era prevista la demolizione, il collegamento con la lanterna, con il museo, eccetera. Non mi dilungo su questo, però il concetto è chiaro.
Il ponte, allora, il ponte ci ha obbligato a mandare tutta la nostra cera, quindi, quindi dal porto verso l'alta cera, e quindi la fascia trasversale è la fascia di ponte. La valle è attraversata da un fiume che è a rischio di esondazione ed è stata caratterizzata fino a tutti gli anni 70 da... ecco, qui e tutti gli anni 70 è stata caratterizzata da diciamo, un impianto industriale, da insediamenti industriali molto, molto pesanti e molto inquinanti. Qui vi faccio vedere questo, c'è un limite, Leonardo, sulle emozioni. C'era un limite sopra. Voi mi dite poi, mi dite quando devo. Ecco. Sì, no, qui vi sto facendo vedere il ponte. Allora, io il ponte l'ho fatto in varie versioni, cioè sia nel laboratorio subito, il ponte è crollato ad agosto, io avevo un altro programma, ho cambiato il programma in corsa praticamente e ci siamo applicati. Però sono stata coinvolta, quello che vedete, il video che vedete, è quello del ponte è fatto dalla Pizzarotti come impresa. E dalla Face Engineering, e io sono stata coinvolta nella progettazione del ponte, del nuovo ponte. Allora, vedete qui nel video brevemente, il principio era conservare questo, mi prendo la responsabilità di averlo suggerito, era la condizione per la quale poi sono rimasta, di mantenere, come vi dicevo, una parte del ponte Morandi a testimonianza con una rifunzionalizzazione, eccetera, di spostare il sedime, appena il sedime del ponte, e questa è stata ovviamente l'alibi, e di curvarlo, se non è stata l'indicazione mia di curvarlo, è stata un'indicazione degli ingegneri molto rispettosa di quelle che sono le nuove norme del codice della strada, per cui non si può fare il chilometro lanciato come era stato all'epoca di Morandi. Se voi pensate, il ponte che è stato poi presentato era inizialmente, nella prima versione, quello che ha vinto, era dritto, esattamente sul sedine, richiedendo la demolizione, forza, ma passava a spostare un po', evitare anche, diciamo, il bombardamento e quindi il sollevamento di polvere, la rimozione di tutta quella quantità di cemento, la cancellazione dei reperti per una causa che è ancora in corso, di ricognizione, ma anche la possibilità di ricercatori e ingegneri di poter continuare a studiare il sistema e a vederne le cause del collasso che sono state dovute, questo è dimostrato e certificato, da una pessima manutenzione, perché lo stesso Morandi, qui vedete le immagini, era interessante questo ponte perché era sottile, in quanto erano due corsie sovrapposte tenute dalle travature metalliche su un disegno di piloni su quale ho messo mano anch'io, che sono stagonati alla maniera dei piastri di nervi, peraltro non sono misurate, non sono così frequenti, così fitte come sono adesso, tenendo conto del sotto, perché il problema dei viadotti è che poi spesso non tengono conto del sotto diventa un resto, una parte, diciamo, così, che va in ombra, che non può essere utilizzata. Qui, insomma, era un giusto equilibrio tra la frequenza dei pilastri, e poi c'erano degli accorgimenti energetici, nel senso che il doppio involucro che copre le travature portava dei pannelli fotovoltaici di ultima generazione, avevamo previsto anche del microeolico, perché quella valle è investita di un vento di corrente di vento molto forte, perché arriva dal porto, e anche ad alto tasso di salinità, che ha determinato anche la gestione dei cambi. Ma Morandi già nel 79 aveva scritto una lettera, un documento in cui diceva: attenzione, c'è bisogno di una forte manutenzione, perché è soggetto a, diciamo, ad un ambiente particolarmente aggressivo, sia a sollecitazioni atmosferiche, ma soprattutto all'alto tasso di salinità, e poi l'inquinamento che il grosso, lo sfruttamento industriale pesante della valle ha avuto nel corso degli anni. Siamo finiti sui giornali, so, questa cosa ha creato molta, perché ho capito, voi capite, noi lavoravamo un po' contro quello che erano gli orientamenti
della, diciamo, del commissario nonché sindaco, che ha fatto un ottimo lavoro nel portare a termine a casa due anni di ponte fuori da ogni regola. Si è capito che in Italia per arrivare bene bisogna contraddire tutte le normative, tutte le regole che ci sono. È stato bravo anche a tenere a bada rischi di infiltrazioni non legali nel gioco delle imprese, che ovviamente ci sono stati una risultati, però insomma, quindi siamo finiti un po' dovunque, sono stata intervistata da varie testate, anche straniere, perché interessati a questa soluzione alternativa in cui poi gli edifici che poi sono stati demoliti sotto il ponte, che erano le abitazioni, diventassero anche queste strutture di servizio. E qui però ci siamo occupati di tutta la valle, facendo che cosa? Cioè costruendo un filtro, lasciando tutti i manufatti che ci sono, una parte anche commerciale, eccetera. Quindi diciamo governando il bordo fra il fiume, che spesso va in esondazione, e i capannoni vari, con un filtro di zona semipubblica. Allora, questa che cos'è? Paesaggio, secondo la nuova declaratoria di cui parlavamo prima, no? È una zona filtro in cui che appartiene all'area esterna, diciamo, ricreativa, di sosta dei capannoni produttivi, commerciali che sono dietro, ma anticipa anche i bordi del fiume, che sono poi a loro volta trattati in modo tale da poter mitigare le esondazioni. Quindi in pratica la sovrapposizione a croce diceva questo: lungo il Polcevera si fa un'infrastruttura ambientale, l'infrastruttura l'una, quella del ponte, e quella trasversale, molto semplicemente, e si porta avanti una politica di residenze dal punto di vista, diciamo, energetico, innovative, sperimentali e così via, e si procede. La rigenerazione, la costruzione del ponte non può prescindere dalla rigenerazione della valle, che poi finisce a posto, quindi insomma chiudendo tutto il ciclo. E questa è la posizione qui sul volo, questo l'ho fatto già vedere prima, qui sono nel dettaglio le piante, si capisce qual è, si è capito qual è l'atteggiamento. Questa è la fortezza di Priamar di Savona, ci spostiamo verso ponente, vedete che completo sta sul mare. Praticamente sta sul mare, complesso splendido, devo dire, perché ha la città dietro, proprio il centro storico, ha il porto accanto e poi dall'altra parte c'è la spiaggia, con anche le civili abitazioni che sono affacciate, diciamo, a 200 metri dalla spiaggia. Quindi è un complesso molto interessante, c'è la fortezza nata per difesa, poi in realtà, diciamo, è già in parte adesso utilizzata per strutture pubbliche finanziate dal comune. E quindi noi abbiamo avuto, c'è stata una partecipazione, devo dire, attiva del comune, anche dell'allora direttore del campus di Savona, che adesso è il nostro rettore, giovane, molto motivato, voglio dire, così, molto interessato, e quindi una valorizzazione di questo patrimonio, ma in relazione al contesto umano, alla comunità dei savonesi e non solo, anche incrementando nell'attrattività turistica e con attività che sempre mescolano, no, quello informativo, il pedagogico, il wasir, eccetera, e attrezzature di ordine culturale, spazi a disposizione anche di diverse iniziative, per esempio sul ballo che a tuttora sono nascoste delle sculture, eccetera. Qual è stato e queste sono alcune, diciamo, alcune indicazioni funzionali, ma anche strategiche, no? Anche qui migliorare e potenziare i nuovi accessi, eccetera, le nuove funzioni sul bordo. Ecco, come ci siamo comportati qui di fronte a questo mostro, diciamo, mostro nel senso di monstrum, di cosa eccezionale, no? Come i comportamenti. E ci siamo comportati con piccole strutture quasi parassitarie, no? Che sì, con materiali diversi, quasi provvisori, con un aspetto di provvisorietà, ma che ha incremento delle relazioni tra le parti e incremento delle funzioni o potenziamento delle funzioni già esistenti. Per cui vedete, vedete a terra c'è un cerchio, cioè con nuove pensiline, passerelle in quota che collegano le varie creano gli accessi. E con alcuni, per esempio questo, per esempio sulla sommità,
c'è un resto, c'è un'area archeologica della cattedrale di Santa Maria di Castello, e su quello è stata fatta, organizzata una copertura su una gabbia strutturale che poi ha dato esito a questo render di qui su una struttura in cemento di ultima generazione, ovviamente, e diciamo poi ricoperta da questo, cioè involucrata con materiale traslucido, con la capacità ovviamente di diventare luminoso, anche di farsi lanterna, ma soprattutto sta con alcuni accorgimenti, vedete che è staccato dal suolo, sembra evitante, sembra provvisorio, smontabile, smontabile in alcuni casi, il materiale completamente diverso da quello massiccio, primitivo, plastico che c'è di sotto. Quindi c'è anche l'attenzione a non entrare in gara, a non lavorare per contrapposizione, per contrappunto, anche denunciando la propria editorialità rispetto a tanta presenza. E anche la propria diversità, no? E qui è lo stesso, no? Cioè qui per esempio con l'ex polveriera diventa un nuovo padiglione con laboratori, vedete qua le studentesse si sono ispirate all'opera di Nervi, che è la sede dell'Istituto Italiano di Cultura in Brasile, cioè, che è questa scatola diciamo sospesa su dei pilastri potenti, sagomati, come faceva Nervi. Si dice che Nervi non ci andò male, però c'era un problema a realizzare queste sagomature e mandò un tecnico, un esperto per poterle fare proprio, poterle realizzare esattamente così come le aveva disegnate. Del resto sono, anche se avete presente Corso Francia a Roma, è una struttura fatta da Nervi nella periodologia degli anni 70, quando è stato fatto parte del porto, insomma, delle opere assolutamente basate a Torino, il braccio del lavoro, sono opere assolutamente magistrali, la nostra ingegneria era famosa in tutto il mondo, ci mettiamo anche Riccardo Morandi, ci mettiamo più tardi, ci mettiamo Zorro, ci mettiamo anche Sergio Busnesci, anche se è più tardi. Sono architetti e ingegneri non ortodossi, lo dico sempre, no? Perché non, spesso hanno avuto vita difficile nella loro città. Pensate a un altro grande precedente, Busnesci, ma Busnesci ha preso molto soprattutto rispetto alla sperimentazione, sono uscito in Tilias, Isler. Lui ha fatto tutta la vita, ha fatto gusci sottili, coperture sottili, eccetera. Adesso è oggetto di una tesi di dottorato molto approfondita all'ETH di Zurigo, tutto il materiale di Isler è là, che finalmente lo stanno riportando, diciamo, un po' nel giusto ruolo. Ma quando ci fu un convegno degli ingegneri nel 1956 a Madrid, e lui si presentò con i suoi esperimenti che erano fatti con i luci sottili, erano empirici, cioè fatti con reti imbevute di gesso o con tessuti o con, come facevano Smeci, addirittura con le burde di sapone. Il concetto è lo stesso, cioè trovare, fermare il punto in cui la superficie è minima ma c'è lo stesso equilibrio di resistenza, cioè questo era un po' l'assunto. Però evidentemente il metodo empirico non era molto gradito dalla sperimentale, no? Quindi foriero di possibile errore alla ricerca scientifica, e fu deriso. Ecco, perché anche lo stesso Busnesci era un personaggio, diciamo, anomalo. Poi a distanza, voglio dire, ne riscopriamo, diciamo, anche il pensiero innovativo. Busnesci diceva, disegnando con i mezzi che aveva, questi gusci, diceva: ah, quando ci sarà il calcolatore elettronico sarà molto più facile per noi realizzare queste forme. Bene, questa è una divagazione, qui vedete alcuni possibili, c'è un planetario, c'è una scala che, ecco, migliora, rende più accessibile, migliora e crea, ma anche per le spazialità diverse, che una cosa sulla quale mi piace molto lavorare, no? Che dico sempre, è che certe volte non è che dobbiamo costruire cose nuove, basta cambiare le relazioni fra le parti, basta demolire un muro e si crea uno spazio diverso, basta collegare o demolire parte del solaio e c'hai un rapporto, cambi completamente lo spazio.
colleghi, qui voi siete in un complesso ideato da Giancarlo De Carlo, anche se non è tra le sue opere migliori perché non è stato portato a compimento, ma lui, come tutto il team 10, pensate a Berger, ha lavorato una vita solo sul tema delle connessioni e del guardarsi da una parte all'altra, no? Da un'altezza diversa, eccetera. Quindi anche questo è una qualità dell'architetto e dell'architettura che in fondo non ha bisogno di cubature, ha bisogno solo di cambiare alcuni rapporti fra cose già esistenti. Questa è una loggia aggiunta che ha qualcosa fra questa veduta fra il tempio di Giovanni sul, diciamo, astratto, ma anche quest'altra qualcosa di libera. E vedete anche qua c'è una contrapposizione che trovate frequentemente nell'architettura, soprattutto nei memoriali. Scusate, perché vengo da un convegno l'altro giorno, l'altro ieri, sui memoriali, quindi ho fatto una rassegna di memoriali, e è frequente questa contrapposizione, cioè la parte basamentata era legata a terra e quindi è fatta di blocchi di tufo, di conci grandi, primitivi e plastici. La parte aggiunta in questo caso è invece risponde a un principio di astrazione, che è tipico del primo razionalismo, no? Della prima modernità italiana, soprattutto pensate al Terlento, pensate all'Intera, ai maestri del principio di astrazione, di cui Terragni è maestro sommo. Dalla casa del fascio al progetto non realizzato è assolutamente allegorico, no? È previsto per una zona del forum. Ecco, quindi qui c'è un po' questo. E poi qui ovviamente la visione notturna, che l'architettura di notte è stata, dobbiamo vedere, insomma, in qualche modo non scompare, e diventa un segnale luminoso. E qui alcune immagini di un allestimento, devo dire che è riuscito molto bene. C'è stata una, in queste cose gli studenti si organizzano e insomma gestiscono, hanno portato stampanti loro in laboratorio, insomma c'è stato un coinvolgimento molto, molto bello. Forse questo è l'ultimo, non lo so, poi voi mi fermate, però è il penultimo, questo è l'ultimo della presentazione, in realtà forse questi altri due, però questo è il penultimo laboratorio. Siamo andati fuori Italia, siamo andati a Reus, nasce in Catalogna. Nasce da un, spesso vado veloce, però nasce da un workshop, peraltro che pubblicheremo quest'anno, presso l'Università di Reus, un'università giovane, sui temi appunto del rifiuto. È stato un workshop organizzato con altre due scuole, c'era il Piazza di Zurigo, c'era l'Ever, poi c'eravamo noi, c'era la scuola di Reus, con misti dottorandi, studenti, insomma quindi un numero limitato. E con ovviamente inviti, conferenze, eccetera. Quindi anche qui il confronto si è ampliato ad altre scuole su temi che però definiamo sono temi, ogni volta c'è una declinazione diversa, però sono temi comuni anche come approccio. Qui il tema era il recupero di piccole situazioni, piccole o medie situazioni industriali in diverse. Adesso prima è passata un'immagine della città, una delle varie planimetrie lungo tre assi. L'assi a sud se ne va verso la costa, quindi anche qui c'era una faccia al mare, però il nucleo è una città da Natalia Maldiva, per intenderlo dire una cosa per cui, ed è un po' nell'entroterra, sulla costa c'è Tarragona e sta dentro il campo di Tarragona, quindi fa parte di una, una costa. Qui per esempio questo era il lotto, allora qui c'è il tema, vi faccio vedere subito questo, perché? Qua gli arancioni potevano essere demoliti, i gialli erano oggetto di riqualificazione. Allora, questi studenti recuperano in qualche modo tutto, e però diciamo ricostruiscono gli edifici, ma come logico che sia, è un'impostazione ovviamente alla quale io sono sempre, voglio dire, da incentivo a questo, ritengo che il suolo ad ogni scala faccia parte del progetto, sia un argomento che vi deve riguardare quando fate il progetto, sia come fondazioni, se non altro, cioè capire che c'è sotto, ma capire cosa c'è sotto in genere, come natura del suolo,
come stratigrafia di città sono stratificate, quindi potete trovare altri livelli, eccetera. Quindi, e sia come finitura finale, sia come appartenenza all'interno dell'architettura, sia come spazio pubblico, quindi è una cosa che li riguarda. E quindi loro non si sono limitati agli edifici, ma anche appunto allo spazio pubblico, alterandolo, cambiando l'altimetria, facendo dei playground e aprendo gli edifici. Vedete come gli alberi entrano dentro, vedete, siamo lì alle solite, come facciamo a distinguere l'esterno dall'interno? Adesso soprattutto lavoriamo su una forte integrazione degli elementi naturali all'interno degli edifici, non serve alberi che sono all'interno, non sono sempre stati nella storia, nelle porte interne, ma a maggior ragione. Ecco, è andato veloce. Questo invece è un altro caso di piccoli laboratori ancora in parte in uso, e qui abbiamo fatto operazioni di appunto di conservazione di file, di sovrapposizione, eccetera. Ma quello che vi voglio far vedere è che siamo arrivati alla piccola scala con un modulo. Ho voluto un modulo di architettura degli interni, anche perché abbiamo aperto, questo lo dico ai miei colleghi docenti, abbiamo aperto la filiera del 2016, diciamo, cioè dell'architettura degli interni, e già dall'anno scorso, questo è di 2 anni fa, abbiamo introdotto con un modulo di interni questo del mobile abitabile all'interno del piccolo laboratorio. Per cui della piccola struttura, della struttura produttiva dismessa, queste erano officine, all'interno del tessuto della città, tra l'altro. Quindi svuotate, mantenuta questa cosa, e all'interno, con un'operazione di infill, messi i mobili abitabili, che quindi sono, adesso qui ce n'è qualcuno, vedete, sono dei complessi, questo soprattutto per case, anche case studio, cioè indagando, sono praticamente nell'anno della pandemia, subito dopo, quindi un ripensamento sui modelli di abitazione. Nella casa si vive, nella casa si riceve gli amici, nella casa si lavora, nella casa si consuma il tempo libero, abbiamo imparato questo, no? Quindi, diciamo, si è scardinato il modello, soprattutto se parliamo di giovani, se parliamo di nuovi modelli familiari, se parliamo di studenti, se parliamo di ricercatori di passaggio, siamo tutti un po' transeunti, siamo tutti un po' migranti, in mobilità permanente, non so, è molto facile, soprattutto per la vostra generazione, quindi voglio dire apprezzare. E queste erano, vedete, immagini, sono la verità, la scala territoriale, la scala del comparto urbano, la scala del singolo edificio fino al mobile abitabile, e poi si ritorna indietro. Quindi la scala di dettaglio, come diceva bene prima Luperizzi, la scala di dettaglio deve verificarsi con la scala territoriale, cioè fa l'ordinamento davanti e indietro. E nel progetto non è che pensi per scalo. Quando pensi a un progetto, così insomma vengono a traffico tutta una serie di immagini che possono partire dal dettaglio e arrivare e verificarsi la scala più ampia del paesaggio e del territorio. In fondo noi abbiamo una tradizione di architetti della seconda metà del Novecento che erano architetti integrali. Basta pensare a Gio Ponti, basta pensare ad Albini, tra l'altro è molto presente a Genova, pur essendo architetto milanese, anche Gio Ponti passa dai piani urbanistici ai dettagli meravigliosi che conosciamo. E ci sono tante figure, anche non note, non così note, di professionisti che hanno coperto tutte le scale anche interfacciandosi con l'arte, quindi con l'architetto, eccetera. Quindi queste sono immagini, così, momenti di lavoro. E questo è alcuni riferimenti. Potrei fermarmi qui, anche se ho due progetti, se volete le faccio soltanto scorrere, perché qui sono due progetti fatti da me condotti in un dipartimento per il premio Piranesi. In uno abbiamo vinto, un altro segnalati, però insomma applicati, la rigenerazione applicata in un contesto archeologico, probabilmente tutti conoscete, e che investe una scala territoriale. Per cui nella buffer zone tra Villa Adriana, Villa d'Este e il fiume Nene,
noi giardiniamo lo spazio con tutta una serie di obelischi, di torri che fanno riferimento anche qui al ripetitorio, alle infrastrutture, alle torri, ai tralicci, però con usi diversi, e si impiantano come una sorta di agricoltura territoriale su una base che viene variamente abitata, e quindi le funzioni sono diverse, sono messe in... ovviamente è un progetto visionario, volete, insomma, di visione, perché ci teneva in bando, perché è una consultazione che viene fatta ogni due anni, e quindi così interroga i dipartimenti di progetto, spesso uniti a studi professionali, qui vedete alcune immagini, quindi c'è un'attitudine tassonomica ad elencare tutte le possibili combinazioni di appoggio a terra di questi tralicci che hanno funzioni di uso diverso, anche di ricovero delle biciclette, quindi le portatrici di antenne, ripetitori, belvedere, bar messi all'ultimo piano e così via, e diventano dei punti di osservazione diversi nel paesaggio archeologico, che però è contrassegnato in bianco, vedete, l'adattamento della Niene, che qui raggiunge dei punti anche di forma molto tipici del paesaggio, diciamo, laziale, delle parti che vengono restituite a coltivazioni agricole, perché l'interfaccia poi in parte è suburbana, quindi con tutte le caratteristiche. E anche qui vedete, è esasperato questo tema della confezione delle strutture lapide essenziali che nascono dal suolo e degli elementi di relazione con le verticali, per cui c'è una modalità ripetuta che poi si affianca alle strutture archeologiche, in questo caso. Cioè, questa è una cosa che avevamo ripreso dal progetto precedente che era per i fori imperiali, questo. Passato anche appunto le pompe. Qui ci sono alcune immagini di riferimento che insomma sono molto familiari, nel senso di concepire qui, in questo caso, in zone così sensibili e così importanti, concepire proprio come un'infrastruttura che ha supporto di una più diffusa conoscenza, che ha coinvolto anche un ingegnere strutturale, con questi pali esili di natura telescopica, come si fanno i rilievi, i sondaggi in zone archeologiche, secondo una progettazione parametrica di modulazione ogni volta variata a seconda della necessità di esplorazione archeologica o di visita in quota dei contesti, partendo dal concetto e trasformando la via dei fori imperiali in una sorta di deposito geo, dove ordinare questi sono i modelli come una forma di scrittura. E questo è tutto quanto ho cercato di dirvi su questo tema di generazione urbana. Vi ringrazio molto dell'attenzione.